8.000 anni in Drio la nostra gente la si è partita del sud dell'attuale Russia, le pianure del Don e del Volga, è andata prima all'ovest e dopo al sud, e si è stabilita tra Paflagonia del sud del Mar Negro, di là è andata su per i Ri, Danubio, Sava e Drava, e si è stabilita nell'attuale Veneto d'Italia. Quella che lei è stato un semplice rifugio, la sei diventata una bella città, la più bella del mondo, per noi altri che abbiamo sangue veneto, e la più bella di tutti. E là per il finale del secolo XVIII gli è venuto fuori un delinquente che chiamava Napoleone Bonaparte, e la porta via di tutto. E la porta via anche la nostra millenaria repubblica, la si è finita nel 1797. L'avemmo perso tanto, 1797 in avanti siamo stati sotto le sate degli altri. E allora, dopo più di 100 anni di malattie, di fame, di sofferenze, la nostra gente, quando la gabbò l'opportunità di venire via, da se venne sta via. Perché immaginere un popolo che era stato ricco, ricchissimo, e allora dopo essere stati sciori, importanti, diventare puaretti. E allora quando venne l'opportunità, i gas sparpagliai in Italia, che qua era un mondo fantastico ante il Brasile. Era un mondo fantastico. E loro, il governo italiano dell'ora, gli deva grazie a Dio che nanti partissino, perché van saria una scianta di più di mangiare per loro. E allora che vuol sapere? La nostra gente non la sapeva mia, che gente che serve, non è la importanza che avevamo voi. L'Italia, le parnoantri, venite una novità. Quei che se venisti grandi, bel maridati, scominciando il 1875, qui si arrivati qua, qui si erano i miei italiani, non che si era l'Italia, al manco non la che si era nel Veneto. La nostra gente le nascesta sotto altre autorità, no italiane. La nostra gente non la sapeva mia l'italiano. Pochissime persone sapeva parlare l'italiano, solo che quelle che aveva studiato. Allora l'italiano non la sei la nostra lingua. Gli dice, papà ti parli veneto, non è mia proprio veneto, sarà più tanto veneto che qualunque altra cosa, ma non è mia solo che veneto. Le veneto, le lombardo, le trentin, le friulan, le portoghese, tutti che mettete dentro qualche paroletta, più tanto il portoghese che se lo parla quanto il Rio Grande. E allora noi altri qua non siamo mica italiani, anzi se diciamo italiani senza la I. Par dire che non siamo mica italiani e non siamo mica sol che veneti. Che quando che la lingua portoghese non la che era ancora, la nostra lingua la era parlata. Perché immaginere mi la rabbia che ho mandato quando la professoressa mi ha detto che noi non avevamo mia di parlare l'italiano. Lei diceva il vostro dialetto, perché è un dialetto di stupidi, di ignoranti. Immaginate se mi l'avesse sapesto che nel 1450 di Romai la Serenissima era uno dei paesi più ricchi del mondo e la lingua la era parlata in mezzo mondo. È ora di valorizzare questa gente. La nostra gente la era importantissima. I più tanti era analfabeti. A dire che uno è analfabeto non vuol mica dire che uno sia stupido. Era analfabeto ma non ignorante. Era analfabeto ma ascolteva Vivaldi e tanti altri. E allora noi anzi siamo venuti via con le nostre tradizioni, le nostre musiche, le nostre lamentazioni, i nostri difetti e la nostra virtù. La nostra gente dopo soffrire come i cani attraversando il mare oceano, gli si è arrivati su per qua. E per farsi intendere. E allora il discomiscio intorno ai piccoli paesi che si formava,
veniva fuori un parlare con questa mescolanza. Intorno al paese c'era anche qualche brasiliano, era rappresentante del governo, e loro lui voleva mia che non altri, che la nostra gente la parlesse il nostro dialetto, che era di formarsi la nostra mescolanza, la nostra coinè, si dice linguisticamente. Lori non la capiva mia, e nati non capivano cosa che diceva Lori. Non è mai stata una convivenza tanto facile. Immaginere se non fosse stato proibito di parlare il nostro parlare, il parlare dei tedeschi, il basare, il parlare dei polacchi, quasi la santa e sua, per della Santa Rosa, il parlare di quei di origine spagnola che venivano anche qua a Bento, ma i pitanti della frontiera, il parlare di gente dell'Ucraina e della Russia che venne su per della, del nord-est del Rio Grande. E il Rio Grande do Sul sarebbe un po' una grande Svizzera, una Svizzera 10 volte più grande di quella che c'è. Lei parla 4 idiomi, nanti se che parlaria 8 o 10, col portoghese insieme. E altri mi dice, invece, se magari mi mettessi in dove queste case, che hai fatto le case in dove? Boh, ognuno che guadagna, fra virgolette, gli lega pagata la terra. Delle volte, senza nessun cimento, case di sassi, taccati uno all'altro, come se fossi stati misurati. Non che sei taipe al mondo ben fatte come sta zona qua. Le meglio taipe del mondo, le sei qua. E allora così tra i nostri vecchi in sega mantenesti e avevamo imparato quel che avevamo imparato e siamo arrivati al dedinco. E allora i costumi si sono cambiati sicuro, ma tanta roba si è mantenuto. Perché i nostri antenati, se ritorniamo sì a 7000 anni, erano conosciuti in tutto il mondo dell'epoca come gente che sapeva addestrare, sapeva mansare un cavallo come occorre. E la nostra gente al dedinco dove vero che crepi tanti centro di tradizioni sgauscias? Vadeno altri. Le un ritorno che lo avevano dentro del cervello senza saperlo, quando avevamo visto i cavalli qua, se che avevamo catati. Tante volte mi dice, ma l'italiano le devo morire. Sì, le devo morire e anche no. Se anche tutte queste maledizioni che ne è cascato addosso, la nostra lingua la si mantiene sta. Delle volte si pensa che Dio morire e quando si vede e rinasce qua, rinasce là, salta fuori una roba, salta fuori quell'altra, perso del tutto non le mia persa. E toccherà tutti lavorare insieme per mantenere la viva e mettersi sempre in testa che se si tira via la lingua, se finisce la cultura, mi costumo dire che la lingua la sei il sataron della cultura, il sataron che tiene sulla casa. Se ti tiri via il sataron la casa la viene su, se tiri via la lingua la cultura la si finisce subito. Che vuole dire che sapesse che senza lingua non c'è cultura. Mi credo che se siamo buoni di finire fuori, non con tutta l'ignoranza la si finirà mai, ma con metà dell'ignoranza che siamo ancora, la nostra gente la gadoso, se la salva, la salva anche la cultura e saremo sempre gente buona come sera i nostri vecchi. La nostra lingua, la se parlo altri, la più bella di tutte. Tutte le lingue, quelle se ben parlate, le se belle. Ma la più bella di tutte è quella che abbiamo ciucciata in tete della mamma. Quella è la vera lingua madre. Quella è la più bella di tutte.